Dunque, nel mese di marzo dell'anno 2015, con delibera di consiglio comunale numero 4, il comune di Teggiano ha concesso la cittadinanza onoraria al signor Michele Albanese. Ha messo pace tra maggioranza e minoranza l'indiscusso apporto del direttore generale della Banca Montepruno di Roscigno e Laurino, Michele Albanese, alla crescita di Teggiano, ha messo d'accordo l'intero Consiglio Comunale del Paese Museo, che nella giornata di sabato, in seduta straordinaria, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Parole di lode, dunque, sono state espresse sia dal sindaco Rocco Cimino che dal suo diretto antagonista, il capogruppo di minoranza Pietro Di Candia. E solo per questo, per aver fatto sotterrare ai due l'ascia di guerra, Albanese potrebbe dirsi già più che soddisfatto, ma la cittadinanza onoraria è stato un riconoscimento alla vicinanza dimostrata dal direttore e dalla sua banca ad una cittadina e alle sue numerose iniziative, vicinanza che ha dato visibilità e lustro a Teggiano. E questa è stata un'ennesima conferma della riuscita del proprio lavoro per Michele Albanese. Il sindaco Cimino, nel porgergli la pergamena con il titolo di cittadino onorario, ha letto le motivazioni, spiegando che è stato per la sensibilità e l'attenzione che nel corso degli ultimi 15 anni Albanese ha riservato alla società teggianese, promuovendo e sostenendo iniziative tese allo sviluppo dell'intero territorio, che si è deciso all'unanimità di conferirgli tale omaggio. E così il sindaco si è detto onorato di questa amicizia e il capogruppo d'opposizione orgoglioso di annoverare Albanese tra i teggianesi. Tutto ha avuto inizio da quel 1998, quando venne aperta una filiale della banca a Teggiano. Poi sono venute le collaborazioni per la principessa Costanza, con le scuole locali e la diocesi, il bonus bebè, il sostegno alla valorizzazione del castello Macchiaroli, l'azione antiusura, spaziando dalla cultura al sociale attraverso il determinante fattore economico. Ed è stato lo stesso Albanese a ricordare quei primi tempi e l'inizio di uno storico sodalizio con la cittadina. È la mia seconda casa, ha detto, qui ho vissuto i momenti più importanti dal punto di vista lavorativo, è bello sentire il calore e la fiducia di tante persone. E per Albanese questo è stato di certo un mese intenso di soddisfazioni, dopo aver ricevuto lo scorso 8 marzo negli Stati Uniti il titolo di uomo dell'anno 2015 per il suo impegno con gli italiani all'estero. A distanza di pochi giorni è stato nominato socio onorario del Club San Cono di New York e ora la cittadinanza onoraria a Teggiano. Il territorio ha trovato il suo attento sostenitore e la BCC Montepruno il suo migliore ambasciatore. Nei valori forti